buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, mister, giusto per capire un po' che aria si respira, no, nello spogliatoio, non è matematicamente sfumato il secondo posto, la prima squadra da giocare contro una Cremonese che ha già dimostrato però di essere una squadra che non è in vacanza. No, è chiaro che veniamo, diciamo, da un risultato che non era quello sperato, ma ciò non toglie che comunque il morale è alto, perché c'è consapevolezza di aver fatto una stagione comunque importante e c'è grossa convinzione di poter fare benissimo anche nei play-off. Quindi il morale è abbastanza alto, è l'ultima fatica della stagione e speriamo di chiudere bene, perché è quello che un po' ci meritiamo un po' tutti. Salve, lei parlava di stagione importante, ovviamente da blindare il più possibile. Alla luce della condizione psicologica non certo felice dell'ultimo incontro e alla luce di quanto stigmatizzava il collega poco fa, di una Cremonese che non è in vacanza, l'Avellino si gioca, direi, più che il secondo posto, anche una fetta di orgoglio che sicuramente tornerebbe utile poi nei play-off. Ma più che altro bisogna ritornare a vincere le partite per ritrovare, diciamo, quell'entusiasmo che nelle ultime due partite un po' è scemato. Ma detto questo, ripeto, la squadra è consapevole di aver fatto una stagione importante e sa di avere delle buone possibilità per poter dire la propria nei play-off e si sta preparando per quello. Per il resto parla sempre il campo, come abbiamo fatto per tutto il resto della stagione, e speriamo di portarlo avanti, ripeto, per il più a lungo possibile. Salve, mister, buongiorno. Buongiorno. Mi incuriosisce cercare di capire come verrà gestita questa partita, la prossima, perché ci sono già un paio di opzioni. Considerare questa settimana e quindi la partita come una sorta già di recupero in vista dei playoff, oppure dare il massimo, perché sostanzialmente si può anche sperare che Catanzaro non vinca, sapremo già cosa ha fatto il Sottirol, c'è il meccanismo della migliore terza e quarta, cioè per capirci, si farà già rifiatare qualcuno, si cercherà di evitare che il vecchio più giallo i due diffidati, oppure si va di partino organico, chiamavano così? No, intanto le partite vanno sempre giocate, la storia insegna che il campo è pieno di sorprese, è pieno di insidie, quindi credo che ce la giocheremo per portarla a casa con tutte le nostre forze, anche perché comunque penso, come dicevamo già prima con il suo collega, cioè che ritrovare il morale lo ritrovi soprattutto vincendo. Ed è chiaro che andremo lì per giocarci la partita con tutte le nostre possibilità, stando attenti chiaramente anche a determinate cose, ma c'è tempo per fare calcoli, ora non è il momento di fare calcoli, secondo me. Ecco, Mimmo, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. A prescindere dalla posizione finale, secondo o terzo posto, che tutto sommato sostanzialmente dipende sempre dall'Avellino, affrontare poi i playoff da una posizione anziché un'altra, e quindi potrebbe essere anche relativo il secondo e il terzo posto, perché bisogna vedere, come giustamente dicevi anche tu, come ci si arriva a questi playoff. Ecco, vi siete fatto voi un'idea insieme con il mister per quanto riguarda il lotto delle partecipanti ai playoff e quelli che le squadre che potrebbero dare veramente maggiore fastidio all'Avellino? Uno un'idea se la può anche fare, però la sfera di cristallo purtroppo non ce l'ha nessuno e non possiamo sapere dalle partite come abbiamo noi le incognite di chi dobbiamo affrontare, le avranno anche le squadre che parteciperanno ai playoff, quindi non sappiamo da quel lotto lì la squadra che in quel momento sta meglio o sta peggio. È chiaro che un po' il panorama del girone B, del girone C, del girone A ce l'abbiamo, ma non abbiamo l'idea di chi potremmo, di chi sarebbe meglio affrontare e chi no. In quel momento, come diciamo tutti da tempo e come sanno tutti, quello che fa la differenza è la condizione fisica, la condizione mentale, di come ci si arriva. Noi speriamo, ci prepariamo per arrivare al meglio e poi a quel punto ogni avversario vale l'altro. Non credo che si possa fare differenza a quel livello lì. Mimmo, volevo dirti, anche da ex giocatore, il mister ha detto una cosa importante la scorsa settimana, la dico anche io,
allenatori. I calciatori devono anche rendersi conto dell'opportunità che hanno, no? I playoff sono una grande occasione, diversi giocatori li hanno già giocati, penso a Forteciato che li hanno anche persi, altri casomai giocano per la prima volta. Questo è un aspetto importante sul quale avete, secondo me, motivarvi, no? Dargli le giuste motivazioni. Ti chiedo questo e ti chiedo anche se secondo te ci sono giocatori che casomai negli spareggi potrebbero esprimere un potenziale, penso ad Enrico se sta bene, che fino ad ora non hanno potuto una serie di condizioni esprimere. Ma io credo che loro abbiano, diciamo, contezza di quello che è vincere in una piazza così e soprattutto vincere. Tra l'altro ci sono dei giocatori che hanno avuto la fortuna di assaporare il successo di un campionato e quelli che sono i risvolti. Quindi io credo che tra di loro, ma ce ne accorgiamo anche noi, delle attenzioni che ci sono nelle ultime partite, faccio un esempio stupido, anche nella fase di riscaldamento, quelli che non giocavano erano partecipanti, cosa che durante la stagione magari non succede, perché hanno capito l'importanza del momento. Che fosse un gruppo maturo non penso che dovessimo aspettare le ultime partite, perché ce ne siamo accorti penso mesi e mesi fa, quando abbiamo affrontato diverse volte il Covid, come l'abbiamo affrontato. È chiaro che adesso diventa un po' più facile, perché diciamo che ci sono delle circostanze che hanno fatto sì che il Covid si potesse attutire come preparazione, come per assorbire meglio cose che invece noi ai tempi, mi riferisco al primo Covid che abbiamo avuto, eravamo del tutto impreparati. Noi, sfortuna nostra, siamo passati da questa strada per almeno 3 volte. E non è stato semplice. Per il resto credo che ci sono dei giocatori che nei playoff, ce ne sono almeno 2 o 3, non dico il nome perché non mi andrebbe di caricarli di responsabilità, ma noi sappiamo benissimo che ci possono dare qualche cosina in più. Spero che succeda, tra l'altro li stiamo preparando per cercare di metterli nelle migliori condizioni, perché le loro fortune dipendono, sarebbero anche le nostre, quindi non saremmo che felici. Mister, buongiorno. Buongiorno. Sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria con il Bari, è passato un po' in sordina l'infortunio corso Luigi Silvestri, dal punto di vista tecnico e tattico è fondamentale, lo stiamo vedendo in queste 2 partite da Paterino. Ti chiedo dunque, a che punto siamo con il recupero di Laezza, che sembra l'unico per caratteristiche e anche per esperienza in grado di sostituire senza attaccare il 3-5-2, se il 4-3-1-2 può essere una soluzione con le condizioni di Enrico da migliorare, percorribile dal primo minuto. Poi ultimissima, come gestirete i diffidati Ciancio e Rizzo a parlare. Parto dall'ultima, così poi dopo casomai mi ricordi l'ultima. I diffidati, come dicevo prima al suo collega, cioè in questo momento noi pensiamo soprattutto al presente, che è quello di ritornare alla vittoria, perché è l'unica cosa che effettivamente ti sanifica un po' tutto, cioè nel senso ti ridà morale, ti ridà fiducia, non che questa squadra non ce l'abbia, anche perché parliamo di 1 o 2 scivoloni, poi per il resto ognuno ha le sue idee e va benissimo. Per quanto riguarda invece il discorso del modulo, è una cosa già stata provata tra l'altro nel secondo tempo di Vibo, andata anche discretamente secondo me. È una strada che potremmo percorrere, ma ce ne sono anche altre, non c'è solo quella in grembo oltre il 3-5-2 che oramai è abbastanza consolidato. Giuliano è già ritornato in gruppo, è già credo un mese che si allena con noi e ha ritmi pieni. Noi è chiaro che tentiamo di recuperarlo al 100%, perché sappiamo che oltre ad essere un'alternativa a Silvestri, è comunque all'inizio stagione era tra i giocatori che potevano comunque sia darci un assetto importante difensivo, perché ci poteva permettere di giocare con i 3, con i 4, insomma, però non l'abbiamo perso quasi subito e quindi niente. Adesso tentiamo di recuperarlo più velocemente possibile, ma è già un mese, ti ripeto, che lui è ritornato e quindi adesso vediamo come reagirà nelle prossime settimane. Già risposto, io ho detto che giocano comunque, che comunque noi non facciamo calcoli in questo momento. Mister, buongiorno. Ti ricollego a quello che hai detto poco fa rispetto alla possibilità di cambiare modulo. In questo senso potrebbe essere funzionale e utile anche l'impiego dal primo minuto di Enrico.
E seconda domanda, nelle ultime due partite non abbiamo segnato, perché abbiamo fatto questo campionato. È un problema di determinazione che attiva sul suo conto, oppure nel complesso la squadra è un domino? Allora, per quanto riguarda il modulo, credo che, come è sempre successo in questo, in quest'anno, a determinarlo sono sempre le condizioni fisiche dei giocatori. È chiaro che se Enrico ci darà delle risposte importanti in determinati ruoli, può darsi che noi possiamo pensare a cambiare il modulo. Per quello che riguarda il problema del gol, invece, secondo me, perdonatemi, ma almeno per come l'abbiamo analizzata noi, sia questa ultima che abbiamo fatta che a Vibo, secondo me sono state due partite dove noi abbiamo creato. Poi è chiaro che si può sbagliare, come in altre circostanze invece, che abbiamo fatto molto meno e comunque abbiamo portato a casa i tre punti. È chiaro che il risultato finale molto condiziona il giudizio. Io non credo che ci sia un problema del gol, sinceramente. Abbiamo quattro giocatori lì davanti che ci garantiscono comunque una buona pericolosità per il gioco d'attacco, quindi credo che il problema gol personalmente credo che non esista. Mister, le volevo chiedere una cosa, al di là della partita con la Cremonese, c'è stata una bella iniziativa quella della società, no? Di poter mettere nome e cognome dei tifosi sulla maglia dei playoff. Lei che è sempre stato legato a questa piazza, non so cosa ne pensa. No, bisogna fare in fretta perché stanno finendo, quindi no, adesso con Alfonso ci mettiamo avanti, però la trovo veramente una bellissima iniziativa, quindi tra l'altro sento anche i ragazzi nello spogliatoio che si stanno organizzando per aderire, quindi si vede che è stata un'iniziativa, chi l'ha pensata veramente bene, complimenti davvero.